Ciao a tutti e benvenuti alla seconda puntata del podcast sulla produttività. Io sono sempre Marco Govoni e vorrei in questa volta stressare assieme a voi un po' il termine produttività per chiarire meglio quello che intendo per produttività e quindi qual è l'obiettivo che voglio raggiungere. Vi ho anticipato già la prima puntata qual è la mia visione della produttività, ovvero la capacità di gestire le informazioni in modo efficiente ed efficace. Quindi prima di passare a temi più concreti nelle prossime puntate dove andremo ad analizzare e spiegare come si utilizzano alcune app, posso chiaramente anticiparvi che Evernote sarà l'app che analizzeremo più nel dettaglio, anche perché ci permette di risolvere moltissimi problemi legati alla produttività. Quindi stavo dicendo, prima di affrontare questi argomenti più pratici, oggi trattiamo un argomento che posso definire un po' più di alto livello, più teorico, ma importante per poter poi scegliere, in modo che ciascuno di voi scelga un nuovo strumento da utilizzare in ambito quotidiano. Mi riferisco appunto a, quando parlo di strumenti, a tutti quei tool digitali dei quali parleremo nelle prossime puntate, che hanno il compito di semplificarci la vita lavorativa e non solo. Torniamo a bomba, gestire le informazioni. Abbiamo già detto che oggi il numero di informazioni che ci raggiungono sia in campo personale ma soprattutto professionale è elevatissimo. Questo principalmente è dovuto grazie al fatto che le tecnologie digitali attuali ci permettono di ridurre distanze e tempi e quindi ci danno la possibilità di poter interagire con tantissime fonti. Ma cosa significa gestire tutte queste informazioni? Principalmente possiamo identificare alcuni macro momenti chiave. Tre, diciamo, sono i momenti che possiamo andare a definire. Il primo, quello della selezione delle informazioni. Il secondo, quello della memorizzazione o registrazione delle informazioni. Il terzo, quello della ricerca delle informazioni. Ciascuno di questi momenti richiede del tempo per essere svolto e delle energie, a volte anche molto tempo. E qui entrano in gioco tutte quelle applicazioni digitali, quei software che ci permettono di ottimizzare e persino automatizzare queste azioni. Stavamo parlando di poter automatizzare i momenti chiave per la gestione delle informazioni, ma facciamo qualche esempio intanto. Provate ad esempio a pensare, in ambito personale, quanto tempo vi occorre se vi chiedesse di trovare ora l'ultima pagella, ad esempio, di vostro figlio. Oppure i vostri esami del sangue dell'anno scorso. Dove sono? Riuscireste a reperirli velocemente? Potreste inviarli con un click in modo sicuro ad un amico? In ambito business la cosa è ancora più evidente. Sareste in grado di trovare una fattura di un fornitore con un click? Se vi servissero ad esempio i biglietti dell'aereo di un volo che avete preso l'anno scorso, quanto tempo impieghereste per cercarli e trovarli? Ora, questi sono solo esempi, ma spero siano significativi per farvi capire un concetto. Le tre attività di cui vi parlavo prima, ovvero la selezione delle informazioni, la loro registrazione e soprattutto la ricerca, richiedono tempo e sono soggette ad errori. È uscita proprio ieri sul blog di Evernote un interessante articolo che riportava una ricerca di McKinsey dove indica che il 19% del tempo di una settimana lavorativa viene utilizzato per cercare informazioni. Il 19% del tempo è un'enormità, se ci pensiamo bene. Questo significa quindi che se siamo in grado di automatizzare queste operazioni, il vantaggio che ne possiamo trarre è quello evidentemente di aumentare la nostra produttività. Meno errori, più tempo a nostra disposizione. Questa puntata è finita, quindi per ora ci fermiamo qui. Se volete contattarmi, mi raccomando, sapete che potete trovarmi sui social, su LinkedIn e su Twitter cercando Marco Govoni, oppure potete anche collegarvi al sito del progetto che è p0.co, è scritto Palermo, Zara, Empoli, Roma, Otranto, e ci vediamo alla prossima puntata e buona produttività a tutti. The audio you just heard was recorded in Anchor.
Learn more at anchor.fm.